Ciao a tutti e bentornati sul canale, io sono Pasquale e questo è Risparmio. Oggi un video molto ma molto particolare. Quello che vi voglio portare oggi è una nuova funzione che è stata implementata in forma beta su Trading 212, che per chi mi segue sa che è la seconda piattaforma in cui vado a fare del trading, anzi vado a fare degli investimenti. Oggi volevo mostrarvi questa funzionalità beta e in più un'altra novità. Partiamo dalla prima novità, che non è quella beta. Praticamente da questo mese in poi è possibile iscriversi a Trading 212 con un link affiliato, che a questo punto d'ora in poi ti vado a lasciare in descrizione, e con il quale se ti iscrivi puoi ricevere gratuitamente un'azione del valore massimo di 100 euro che deciderà la piattaforma e allo stesso tempo dare la possibilità anche a me di ricevere un'azione dello stesso importo nel mio portafoglio. Questa azione poi la puoi vendere anche istantaneamente dopo che l'hai ricevuta, perché magari ti possono dare una cioferca, non lo so. Però è un'ottima cosa. Magari uno non so, ha pochi soldi da caricare in piattaforma, riceve questi 100 euro, li investe, così può iniziare. Il secondo aspetto invece è che oltre a questo link affiliato ti vado a lasciare anche un link che serve per accedere a questa funzionalità beta. Perché va un po' a mimare quello che è M1 Finance, un famosissimo broker degli Stati Uniti d'America che dà questa funzionalità praticamente come il suo core business. E adesso lo andiamo a vedere subito al telefonino. Prendo il telefonino in mano con questa funzione nuova, registra schermo, che fighissimo. Adesso accediamo al mio conto Trading 212 con la mia impronta digitale, questa qui. Però non andiamo sulla parte reale, ma vado, perché ho già creato dei portafogli sulla parte quella reale, ma voglio andarti a portare in quella demo per crearne uno praticamente ex novo. Per cui, come vedi, vado a cliccare su trading e quello che andiamo a fare, se andiamo a vedere sul portafoglio, questo è un portafoglio prevalentemente fittizio, cioè in demo, c'è questa possibilità che si chiama Aerogram. Cliccando qui c'è questa funzione che si chiama Auto Invest, che è favolosa. Per esempio, metti conto che vuoi crearti il tuo portafoglio. Per esempio, metti conto che vuoi creare il tuo portafoglio, quello a Ray Dalio, no? L'All Weather, l'All Season, Four Season di Vivaldi, quello che è. Praticamente tu puoi crearti qui in questa piattaforma il portafoglio e lui praticamente ogni mese, se crei una cosa automatica di caricare soldi un tot ogni mese, puoi automaticamente andare a gestire le percentuali del tuo portafoglio in maniera automatica. Quando i soldi vengono caricati, in automatico li distribuisce lui in base a quello che è la percentuale che hai scelto tu. E poi adesso andiamo a creare un portafoglio in questo momento. Creiamo l'aerogramma cliccando sulla più, cerchiamo uno strumento, ad esempio mettiamo Tesla, il mercato è aperto adesso, e andiamo avanti e mettiamo per il momento 100%, ti dice anche qual è il rendimento annuale medio basato sui 5 anni precedenti. Andiamo avanti, usiamo l'autoinvest, mettiamo per 10 anni, mettiamo una 300 euro al mese, che è una somma che tutti più o meno possono permettersi, e un deposito iniziale di 300 euro e clicchiamo avanti. Scegliamo portafoglio growth, per esempio, e scegliamo anche una icona, mettiamo i soldini, creiamo l'aerogramma, clicchiamo qui e ci dà già operativo, sono stati versati i 300 dollari, i 300 euro di deposito. Adesso diciamo che vogliamo andare a cambiare quello che è all'interno del portafoglio, per cui andiamo a fare altre operazioni. Se per esempio abbiamo già degli investimenti, io in questo portafoglio demo ho altri investimenti che puoi vedere qui. Se io volessi aggiungere qualcuno di questi investimenti a questo portafoglio, basterebbe cliccare sulle holdings che ho già. Diciamo, sì, mettiamo solo Celsius. Avanti. Poi mi chiede del tuo portafoglio originario quante ne vuoi aggiungere di percentuale. Diciamo che io voglio aggiungere solo il 50% di quello che è già nel mio portafoglio. E andiamo avanti. E in questo modo adesso devo andare a ribilanciare dandogli delle percentuali. Diciamo che io voglio investire il 50% in Celsius e il 50% in Tesla. Fatto. Conferma importazione e lui in automatico adesso mi va a aggiungere questo. In questo momento però il portafoglio è sbilanciato perché ovviamente io avevo una performance di Celsius, una posizione di Celsius che era molto più grande. Se clicco su ribilancia e mi chiede ribilancia adesso, lui mi dirà che andrà a vendere delle Celsius e a comprare delle Tesla. E se io confermo il ribilanciamento, lui in automatico
va a fare il ribilanciamento andando a vendere sul mercato un po' di Celsius e andando a comprare le Tesla. E in questo momento, se andiamo a vedere, come si può vedere, sono circa 1000 euro a testa. Ma diciamo che vogliamo aggiungere delle altre posizioni, per cui andiamo a modificare l'aerogramma, clicchiamo sulla più, andiamo a scegliere delle altre azioni, mettiamo per esempio la Apple. E poi mettiamo anche, che ne so, qualcosina che sta crescendo in questo periodo, cos'è? Mettiamo AMD. Ecco qui. Benissimo, adesso sono quattro le posizioni e andiamo a selezionare di nuovo. Vogliamo mettere che AMD sia più o meno un 30% e Apple che sia un 30% anche lei, per cui siamo adesso al 160%, dobbiamo ribilanciare le altre due posizioni. Per cui 30 e 30 fa 60, dobbiamo mettere più o meno 20 e 20. Fatto. Salva e lui in automatico ci va a ribilanciare tutto. Adesso queste due posizioni di Apple e Microsoft e AMD non possono essere aperte perché non ci sono soldi, ma se noi clicchiamo a ribilancia, lui in automatico farà le operazioni per ribilanciare il portafoglio. Questo ovviamente non va fatto tutti i giorni, però diciamo una volta ogni 6 mesi, invece di stare a perdere tempo a fare i conti, come cosa devo fare, quanto devo comprare, quanto devo vendere, basta cliccare ribilancia portafoglio e lui in automatico va a vendere e a comprare le azioni. E infatti adesso si vede che c'è la barra di scorrimento, sta ribilanciando il portafoglio con ordini a mercato. Ovviamente non si possono fare ordini limite perché in questo caso quello che stiamo andando a fare è un piano di accumulo, per cui non avrebbe senso andare a ribilanciare di volta in volta tutti i giorni. Ovviamente lui fa quello che è a mercato senza ordini limite. Se invece sia una somma molto grande, diciamo 50.000 dollari, 50.000 euro, in quel caso, se si fa l'investimento tutto in una volta, si ribilancia la prima volta e poi magari ogni anno si può cliccare il tasto ribilancia e lui in automatico ogni anno andrà a vendere la porzione di azioni che ha superato la percentuale che abbiamo dato noi in portafoglio e andrà a ricomprare quelle che magari sono posizioni che avendo perso hanno anche perso del peso in portafoglio. Ovviamente il ribilanciamento si può fare in qualsiasi momento se si va ad acquistare nuove posizioni. Però quello che magari potrei consigliare di fare, che ne so, si aggiunge la posizione, si aggiunge un tot di soldi, la si lascia lì e poi a fine anno si va a ribilanciare, magari se si vuole sfruttare il momentum di quella particolare azione in quel determinato momento. Ovviamente adesso ci mette un po' perché sono quasi le 9 in Italia, sto registrando alle 19:48, per cui fra un'ora chiude il mercato, molto probabilmente i movimenti sono un po' più lenti. Però è un'ottima cosa. Poi sì, ci si possono creare più portafogli. Diciamo se mi volessi creare un portafoglio, mettiamoci Alibaba, ok? Poi ci mettiamo JD, poi ci mettiamo, che ne so, Ouya, ok? E ci andiamo a mettere qualcos'altro che sta in Cina, Tencent Music, ok? Adesso ho 4 posizioni qui, tutte al 25%. Io voglio creare un portafoglio cinese che mi possa dare della crescita, per cui magari posso dare a quelle che hanno avuto più crescita in questi anni un peso maggiore, diciamo Alibaba. Facciamo un 35% Alibaba e un 35% Tencent, e per cui andiamo a ridurre le altre due posizioni, per esempio di Ouya e JDR. E portiamo, che ne so, al 20 e 15, ma facciamo 15 e 15. Ok, avanti. Diciamo che in questo caso vogliamo gestirlo manualmente, andiamo a chiamarlo Cina. Creiamo un aerogramma, magari ci selezioniamo anche qui il nostro maialino. E adesso andiamo a investire dei fondi. Diciamo che ci andiamo a mettere 2.500 euro. Confermiamo l'acquisto e in automatico il nostro portafoglio viene creato. Possiamo anche impostare un obiettivo quando facciamo manualmente. Per esempio, diciamo che vogliamo raggiungere un obiettivo di 100.000 dollari, per cui lui ci terrà conto quando andiamo a raggiungere questo obiettivo. Inoltre, se abbiamo degli amici, possiamo anche condividere l'aerogramma, ci viene dato un
valore, un indirizzo al quale possiamo andare a condividere, per esempio, per andare a far vedere ad altre persone quali sono i nostri investimenti e come stanno procedendo. Come hai visto, il portafoglio è stato ribilanciato. Infatti, se andiamo su proprietà, adesso abbiamo il 30% di Apple, il 29,93% di AMD, il 20% di Tesla e il 20% di Celsius. E questa funzione è solo visibile da cellulare perché appunto è una funzione beta e non è possibile vederla sul PC, anche se da PC è possibile andare a vedere i vari portafogli che sono stati realizzati. Questo secondo me è una funzione molto interessante per chi ha poca voglia di spendere tempo, ma vuole fare i propri investimenti e ribilanciare una volta all'anno senza andarsi a preoccupare. Inoltre, col grafico a torta si ha sempre la percezione di quello che il portafoglio sta facendo e cliccando sul grafico a torta possiamo andare a vedere i singoli investimenti, che tipo di rendimento ci stanno dando in quel particolare momento e in particolari funzioni di mercato possiamo anche decidere se ridurre o aumentare il valore di un investimento. Comunque le posizioni vengono messe effettivamente nel nostro portafoglio totale, per cui se andiamo a cliccare sulla voce investimenti andiamo a vedere tutte quante le posizioni che sono state aperte nel portafoglio, incluse anche i portafogli a torta, gli aerogrammi che sono stati creati. Questo è un modo molto interessante per vedere come i nostri investimenti in totale stanno performando. Infatti lo vediamo qui in alto, vediamo il profitto, la percentuale e il capitale investito. Bene, spero che questa condivisione sia stata di tuo gradimento. Io trovo questa funzione estremamente bella e molto importante. Ho implementato nel mio portafoglio personale un tot di grafici a torta che vanno a gestire in funzione di diverse tipologie di investimento i miei portafogli. Questo per farmi anche capire i vari investimenti in determinati settori, come vanno a influenzare il mio portafoglio totale e se è necessario appunto variare le mie strategie. Come sempre ti ringrazio di avermi seguito fino alla fine di questo video, spero che questo video sia stato di tuo gradimento e se lo è stato ti chiedo la cortesia di lasciare un pollice in su perché insomma sostieni il canale e fai capire all'algoritmo di YouTube che io sono qui. Anche per oggi è tutto, ma prima di andare ti devo dire di cliccare il pollice in su, sì, te l'ho già detto. Iscriviti al canale, cliccare la campanella delle notifiche e anche per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!